Ciao amici, buongiorno a tutti. Vediamo insieme questo video di questo meraviglioso pane integrale. Buona visione. Ok, inizio con rinfrescare la mia pasta madre. Vi faccio vedere il procedimento del rinfresco. L'ho tirata fuori dal frigo e tenuta una mezz'oretta a temperatura ambiente. Poi la peso, se sopra è un po' dura, tolgo il pezzo sopra e uso solo quella dopo. La peso, ci metto la metà del peso in acqua. Quindi se sono 200 grammi ci metto 100 grammi di acqua e la sciolgo con le mani. E poi aggiungo lo stesso peso della pasta madre in farina. Io uso farina zero. Quindi se sono 200 grammi di pasta madre, 100 di acqua e 200 di farina. Una volta rinfrescato, procedo per rimettere il panetto in frigo. Nel mio caso mi servirà un pezzettino per preparare il prefermento. Quindi invece di portarlo al raddoppio come di solito si fa, mi preparo il prefermento, eccolo qua, vi trovate tutte le dosi in descrizione. Il prefermento lo terrò a temperatura ambiente tutta la notte, lo sto rinfrescando di sera adesso e quindi terrò il prefermento tutta la notte a lievitare, altrimenti avrei lasciato un pezzettino, portato al raddoppio e fare altre ricette. Qui ho preparato tutta la farina che mi serve. Farina di tipo 1, grano saraceno e integrale. Vedete com'è venuto bene il prefermento, eh? Allora, io metto tutto nella ciotola della planetaria, però potete tranquillamente fare a mano, eh? Adesso comincio intanto a mettere l'acqua. Ma senza autolisi, perché abbiamo il prefermento che è già bello pimpante. Mescolo solo un po' le farine prima di inserire e accendere la planetaria. Ci verso tutto il prefermento, eccolo qua. E adesso posso aggiungere un'altra pochina d'acqua. Ne avevo messa 3,50, ho preparato 3,50, ma all'incirca poi ce n'è andata 3,30. Bene. Guardate, vi faccio vedere senza accendere subito la planetaria come procedere. Per fare l'impasto a mano, poi vi vedo accendo un attimo io. Lavorate direttamente dentro una ciotola in questo modo fino a farlo incordare un pochino, fino a che non diventa, no, fino a che non si stacca dalle mani. Ci aggiungiamo anche il sale. Io non ne metto mai molto per questo impasto. Un cucchiaino bello pieno. Ci metto appena appena un po' d'olio, ma pochissimo, vedete? Questo l'olio di solito non lo metto nel pane, solo per l'integrale. Così lavorate anche meglio nella ciotola. Fate sempre questi movimenti fino a che l'impasto non diventa un pochino più omogeneo. Grazie.
L'ho fatto riposare un pochino e poi l'ho trasferito in quest'altra ciotola appena appena unta e faccio ancora, lo lavoro ancora un pochino così, come se facessi delle pieghe. Ok. E adesso lo tengo un pochino a temperatura ambiente, una mezz'oretta e anche un'ora, e poi lo metto in frigo. Ed eccolo qua, dopo praticamente 4 ore che è stato in frigo, pressappoco, con i tempi. L'ho tenuto fuori altre 2 ore ed eccolo. Che bello lievitato, lo trasferisco sulla tavola sul piano di lavoro e comincio ad allargarlo piano piano per formare le pieghe. Queste pieghe le faccio almeno per 2 volte, anche 3 se volete. Tra una e l'altra copro con una ciotola. Ok, adesso voglio mettere dei semini all'interno, dei semini vari, semini di chia, lino, e poi ce n'ho alcuni misti dove c'è anche il sesamo. Semi di girasole, ma quello che volete. Io li sto mettendo adesso semplicemente perché non avevo pensato di mettere questi semi, ma voi potete metterli prima del primo giro di pieghe. Eccoci qua, siamo pronti per dare la formatura. Allora, che cosa facciamo? Facciamo due pezzi, due pezzature. Facciamo un filoncino piccolino e una pagnottina. Naturalmente potete fare quello che volete, panini, un filone intero, una pagnotta. Io preferisco questi tagli piccolini per l'integrale. Allora, sì, è un impasto magnifico, sembra già pronto da infornare, lo farò lievitare un pochino anche perché c'è una temperatura abbastanza alta, evidentemente ha già lievitato mentre facevo le pieghe, guardate. Ok, e qui una pagnottina. Senza lavorarlo tanto perché vedo che va bene così. Scusate la voce. Ok, ho infarinato un telo e stavolta li metto dentro un suoletto. Nei commenti mi chiedete perché un cestino, ma non è importante. Sì, il cestino forse respira meglio, però quello che vedi in casa, io adesso li ho messi qua perché così si tengono un po' stretti, altrimenti si allargano. Eccoli qua, vedete, dopo nemmeno 2 ore, questo perché la temperatura è alta, vi ricordo sempre questa cosa, sono già pronti da infornare. Ed eccoli pronti dopo all'incirca 40 minuti, la solita procedura, forno a 240.
15 minuti presso a poco, poi abbassiamo questo perché sono pezzature piccoline, abbassiamo a 220, poi a 200 e gli ultimi 10 minuti a spiffero. Attenzione perché il pane integrale è già scuro di sé e quindi magari non vi regolate se è cotto o meno, eh. È venuto molto bene, c'è un profumo incredibile in casa, veramente meraviglioso. È buonissimo. Io direi che è perfetto. Bene amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!